siamo su un breve rettilineo, brevissimo, un sorpasso, forse, non sappiamo la dinamica, presupponiamo un sorpasso, e poi la macchina che se ne va da sola. Quel cancello stava qui sul ciglio della strada, butta via il cancello, la macchina scivola giù per circa 100-150 metri. La povera Ida, un autoscampo, il figlio è all'ospedale a Salerno, in prognosi riservata. Il comune di Castel San Giorgio, cittadina di cui era residente la signora, ha dichiarato per domani il lutto cittadino, perché la signora era solare, ha detto il sindaco, solare, partecipativa, era disponibile, sorridente, e noi vorremmo ricordarla con l'immagine che ne ha disegnato il sindaco della città di Castel San Giorgio. Ascoltate. Sì, è stata una bruttissima notizia che ci ha raggiunto ieri nel pomeriggio, nel tardissimo pomeriggio. È stata una cosa veramente brutta, perché conoscevo bene Ida, pur non essendo originaria di Castel San Giorgio, si era ben integrata nel nostro tessuto sociale, era molto vicina agli ambienti cattolici, frequentava la parrocchia, infatti Don Gianluca è stato vicino ai familiari, il nostro parroco, tu fino a notte fonda, fino alle 2, perché io, anche se non direttamente, indirettamente ho seguito le loro vicissitudini. Lascia una bimba piccola, qui abbiamo superato, assicurato anche un supporto psicologico, proprio perché superi questo momento così difficile di apprendere la notizia della dipartita della madre, quindi che è una cosa effettivamente molto molto dolorosa. Era una giovane donna allegra, ottimista. Io ho avuto modo di conoscerla in campagna elettorale, la ricordo sempre sotto i miei palchi, molto molto attiva, ho di lei un bel ricordo e serberò nel cuore proprio il ricordo del suo sorriso, un sorriso schietto, pulito, aperto, e penso che sia giusto per una morte così prematura dichiarare il lutto cittadino.